Il primo questo dietro al bambino è Maranza, capo di stato maggiore della Cicchero. Questo è a Bisagno, è comandante della Cicchero. Questo è Scrivia, comandante della Pinancichero. Poi ti danno anche i nomi e cognomi. Questo è Marzo, Canepa. Questo è Virgola, comandante della Coduri. Questo è Battista, comandante della Brigata Balilla. Questo è Gino, comandante Campanella della Severino. Questo è Leonzio, capo di stato maggiore della Pinancichero. E questo qua dietro è Croce, comandante della Brigata Iori. E poi, come ti ho detto, mi è spuntata testa Sì, solo, sì, quello sì, su sì. me. Primo maggio del 46, quando abbiamo fatto la sfilata. Questi sono proprio gli Una bella interpreti foto. principali. Ce n'era degli altri che qua non ci sono, manca il comandante dell'Istriano, l'americano, tutti i comandanti di divisione, Sì, sì, Boro, sì, il comandante dell'Amingo. E Boro, che era Cupici, era un macedone, era uno di quelli che era nel campo di concentramento di Tortona, dove c'erano tutti i russi Ah, che sì. sono scappati, poi sono scappati. A Tortona c'era un grosso campo di concentramento, quasi tutti slavi e russi, e tantissimi sono venuti con noi. E Boro, che era uno dei primi della Benedetta via con me e con altri, poi si è salvato e poi è diventato il comandante della divisione Mingo. Quando è rientrato era divenuto ministro, non so, della cultura, Ah, sì. sotto Tito. Questo qua era quello che era con me nella prima squadra GAP, cioè che io sono andato con loro, Andrea Andrea Scala. Scano. Questo era da giovane, antifascista fin proprio da generazioni, e lui era di Santa Teresa di Gallura, vicino alla Sì, Maddalena. Con una ricordo. barchetta sono andato in Corsica, di Corsica sono andato in Francia perché ricercate, e ha fatto la guerra di Spagna. Ha fatto la guerra di Spagna, dalla battaglia di Guadalajara si è riuscito a salvare, poi li hanno fatti i prigionieri, hanno passato il confine, i francesi li hanno imprigionati e lui poi l'hanno consegnato agli italiani e fino al 25 luglio è stato a 28enne, insieme a Pertini, insieme agli altri. Dopo il 25 luglio è uno di quelli che ha riorganizzato tutto quasi. È venuto, poi quando ci hanno scoperto, è venuto su alla Benedita anche lui. Il comandante del primo distaccamento era Buranello, il vicecomandante Walter, e lui era il commissario. Una notte che lui era a capo posto, io ero fuori di guardia, era vicino alla stufa, che se io ero fuori perché febbraio, primi di marzo, sì, febbraio, no, era febbraio perché primi di marzo siamo venuti a Genova da Manforte allo sciopero. Sento un colpo, partire un colpo, era vicino al fuoco, lui puliva la pistola, c'è partito un colpo, e si è ferito, è entrata di qua e ci è uscita sotto la clavicola, la gamba fratturata in piena, a quei tempi poi Sì, possibilità andava di conti però cure ce n'era questa cosa. poche. L'abbiamo Sì. portato giù, è rimasto claudicante tutta la vita, che poi non ha più potuto andare sui monti. Però comandava una brigata di pianura, fra Novi Ligure e Tortona. Dopo la guerra c'era venuto la caccia alle streghe. Quello mi ha Conti. fatto uccidere il figlio, mio Sì. figlio era un collaboratore dei partigiani, tutte queste cose qui. A quei tempi là il partito comunista ti faceva espatriare, o ti mandava in Sì, in Jugoslavia, o Jugoslavia. ti mandava in Cecoslovacchia, Sì, come c'era sì, andato sì, qua sì. Bagnato. Lui va a Rijeka, a Al Fiume. Fiume. È andata bene finché che Tito non si è guastato Sì, con Mosca. Quando si è con guastato con Mosca c'è stato la 3 anni Messina. e dice che è un campo di concentramento che è Battaglia e altri erano rose e fiori a confronti di quello che ci facevano lì. Ne viene che torna. E torna purtroppo emarginato anche dai suoi stessi compagni. Aveva il mio nome e la fotografia di un religioso, un Che frate che era era suo frate? figlio. Oh, Dio. Io li ho conosciuti Sì, con sì, loro sì. perché Sì. quando a quei tempi hanno iniziato le prime squadre d'azione del Partito Comunista, qui è stato il Partito Comunista.
sono loro i primi a iniziare qua a Genova. E praticamente erano loro tre, frequentando via Madre di Dio laggiù in fondo. C'era Luigi Marzano, c'era Flavio De Palo, che anche lui poi è morto su in Val Borbera. C'era tutta gente che faceva, era dei resistenti, degli anti... Ma diciamo si staccavano dagli altri in qualche modo, Buranello e... Buranello era, a parte il fatto che erano già due... Grandi. Più grandi, erano del 21, come età, erano già più grandini. Erano due studenti universitari che erano stati chiamati alle armi, erano due sottotenenti. E facevano parte, anche loro, erano a Chiavari, insieme a Bisagno, a Coso, dove, lì appena fuori Chiavari, dove c'era quel centro delle trasmissioni. E non che loro due, essendo già tacciati di essere sovversivi, li hanno arrestati e li hanno mandati a Forte Boccea a Roma. Infatti loro, quando è venuto il 25 luglio, erano a Forte Boccea sotto processo. E poi sono tornati a Genova. Sono tornati a Genova perché Buranello abitava a San Pietrarena. Era un carattere, una persona fredda. Lui era... Pensa, Buranello, quando hanno preso Buranello e quando siamo venuti giù a Genova, lo spiego, dai Monti, perché aveva mandato a chiamare il CLN, perché ci doveva essere lo sciopero. Noi dovevamo distogliere con un'azione armata le forze fasciste che logicamente avrebbero impedito la sfilata degli operai. Noi facendo un'azione armata dovevamo distoglierle e portarsele via. Se non che anche lì le solite spiagge, perché tu devi sapere che a quei tempi Buranello aveva già una taglia di 1 milione. A quei tempi con 10.000 lire che trovi in appartamento. Avevano delle taglie, 600-700 mila lire, non ricordo bene, se l'avessero sia Elio che Martino, che Fila. E a suo tempo, poi dopo i fatti dell'Urba, me ne avevano messo una di 300.000. Non stavo manco via, senti quelle palanche lì. Allora, le delazioni davano 5.000 lire a denunciare un ebreo. Ma dite, ma lì non vi sciami queste cose che sono verità sacrostante. Lì si vede che qualche uno ha fatto una spiata, sia dalla SIACI. Lì erano i stabilimenti che dovevano sciortire, hanno rotto tutti e non sono poi sciorti. Ed eravamo in San Pietrarena che aspettavamo questo evento, ne venano e ne dicono, non c'è più niente da fare, l'abbiamo fatto venire giù per niente. E ho detto, vabbè, allora ma, Pietro, che era Buranello, dice, già che siamo qui, facciamo qualcosa, senza niente non andiamo via. E lì quando poi... E quando l'hanno preso? Ma lui è andato lì, io non lo so come sia. Lui, io sono convinto, perché lui aveva una ragazza che andava al liceo Doria. E si vede che lui è andato lì via Maccaggi. Dal De Lucchi, che dice, che adesso ha cambiato nome. Vedila, l'ha detto lì, vedila. E lì che gli quelli dei veneziani che l'hanno conosciuto, ed è successo quello che è successo. Però, cioè, il però è questo, ecco perché le squadre erano al massimo di 5. Perché se lui avesse parlato, io non sarei qua a raccontarlo. Sì, al massimo ci prendeva, perché siamo venuti giù lui, Fillac, Fernando Lasagni, Silvio Menini, che poi è morto, è uno dei fucilati di Masone, e io, eravamo in 5, capisci? Noi quattro aspettavamo al Modena. Se l'avesse parlato, se riesce a venire al Modena, e non che fai esci. Invece, poi, tra parentesi, in seguito, ho saputo, adesso che sia vero o meno, che quando l'hanno portato poi al Forte di San Giuliano,
L'hanno seduto morto, su una sedia, sì, era già morto. Sì, sì, sì. Hanno fatto una finta fucilazione. Sì, sì, sì. Ma era un uomo e così era. Era Martino, era Walter Fila. Mm. Fila poi era ancora, era di una freddezza. Era un anno più vecchio. Ma tu dici freddezza nel senso di coraggio? Coraggio e impassibilità. Mm. Senza, non dava. Io per modo, essendo un ragazzo, ancora mi emozionavo. Ma poi a Puglia, la paura è sempre quella che mi ha preservato, perché sì, ricordati, sì, la paura ti fa ragionare, ti preserva e ti aiuta, perché quelli che mi hanno visto un sacco di figli e senza paura erano lasciati per le tue, perché non ti farà, ti te caccia un sbaraglio. Invece lì, quella che mi ha sempre preso... Quando ti sei liberato dalla pistola. Quando l'ho cacciato, lì cosa fai? State lì, cosa ho morto? Sì, ma perché eri già circondato. Io da una retta, facevano le rettate. Le rettate le facevano all'improvviso. Sì, sì, ma... Perché venivi e ti trovavi lì per la strada, tutto assieme, capitava questi figli di bagasce con due cani, saltavano lì, e l'uso e buso che te portavano via. Sì, sì, sì. Poi discernevano. A me per modo mi lascia poi, ma mandò a Ciavai. Facevamo quei bunker. Sì, quelli antisbarco. Ma eravamo prigionieri perché non ti puoi uscire a solo al sabato sera. Scortato, mi hanno portato al cantero. Sì. Al cantero. Ma voleva bravo quando facessi tutto, voleva un figlio, Sì, voleva il denaro, il meschino, voleva di quelli che... Voleva avere il tè, voleva per mangiare e basta. Sì. Ho detto, mia, mi devono, cioè, sono detto, vai, veniva. Mia, non scappare che ti metti in te guai, ho detto, stai tranquillo, veniva. Siamo amici, ho detto, veniva, me l'ho offerta per tutto per monti da Ciava e Azena. Non per strada, è tutto sì, per traverso, è peggiore, va bene? La paura mi ha sempre preservato, tutta quella gentaglia lì, Eichmann, sì, passati tutti di qua, tutti di qua, alloggiati in via Pre, in una locanda di via Pre, aspettavano, e con la Franca Costa, ti dico anche il nome della nave, li hanno portati tutti via. Mi dice anche sui mangia previ, ma... Vado con cognizione di causa. Avevamo dei sacerdoti con noi ragazzi che ci hanno rimesso la vita e questo viene do atto, ma non come sacerdoti, come uomini. Perché tu, Don Bobbio per modo, era il parroco di Valetti, da Codure, Valetti era vicino sopra Varese Ligure, la ramassò come un cane a Ciave, spiotta. Però non erano previ, erano uomini. E Bisaglio era un uomo capace, bravo, onesto e tutto il resto. Io ho fatto delle battaglie, anche per la sua morte che è indescrivibile perché sono tutte calunnie quelle che dicono. Sì, con suo fratello che gli dicevo, io guarda, io ho conosciuto uno dei migliori comunisti che c'è. Sì. Perché se c'era una persona altruista, una persona che ti dava... Sì, l'ho anche scritto. E io ritenevo il comunismo in quel senso. Io il comunismo per me è quello. Non è il comunismo poi settario o compagnia bella. Per me andava bene sia l'ebreo come l'ariaco, come quello, l'ateo e come il cristiano. Perché Scrivia era un fervente cristiano, era il mio comandante, prima comandante del distaccamento a Pente e poi comandante di divisione. Bisagno lo stesso, era un fervente cattolico, non c'è mai stato uno screzio, mai, perché la fede politica te la mantenevi per te, c'era un commissario, se volevi sentirlo parlare ci andavi, facevi le tue discussioni, poi chiuso, ma non imponevi mai niente a nessuno, non vogliono far passare mai, no? Come una persona umana, una persona che non voleva spargimenti di sangue. Non tutte balle. Era un generale nazista, anche se era un teutro, ma era un si arriva a generale per meriti di bontà. Lui comandava dallo Spezzino fino a Ventimiglia con tutto il basso Piemonte. Lui si arrese perché non poteva più uscire da Genova. E lo sai perché non poteva più uscire da Genova? Perché la Pinanci Chero ha occupato tutta la Valle Scrivia, fino a Tortona.
Una notte, una sera, sono venuti i parlamentari di Maino, i suoi locotenenti, a Pertuso, in Val Borbera, dove stava. Sì, noi avevamo fatto saltare il ponte, sei stato, no? A parlamentare che volevano una tregua e stabilire una linea di demarcazione per potersene andare. E Pizzorno, che era il comandante di zona del SIP, che poi era diventato a suo tempo, era il segretario nazionale della FIOM, e ci dice, sì, dice, il ragionamento che si può fare, dice, ragioniamo, noi avremo una linea di demarcazione che potrebbe andare bene. Il Brennero, lo ricordo sempre, questo che lo arrestò lì, perché ci aveva l'interprete, però Brennero l'ha capito. Il Brennero, ha detto, finché sarete di qua dal Brennero, sì. Noi vi combatteremo come abbiamo sempre fatto. Ma guarda che gli alleati, te l'ho detto, se lo andiamo a chiamare gli altri, ci sono ancora adesso quelli della Buffalo in ruta, ah, sì, che aspettano sulla ruta, di venire avanti. Sì. Perché quelli lì andavano solo a colpo sicuro, quando c'era tutto pulito. Ma come i tedeschi che mandavano avanti i muguri e i fascisti, poi venivano gli altri. E quelli lì mandavano avanti i marocchini, mandavano avanti i neozelandesi, mandavano avanti tutti. Poi venivano gli altri. A quel momento hanno detto, andate incontro, dite che qua è tutto a posto. Chi aveva i tramvai, all'inizio a Piancastagna, avevamo due pistole e un moschetto. Sì, e dieci. Siete andati quando siamo andati per disarmare la caserma dei carabinieri. Facevi quelle cose lì per armare. E il primo lancio, noi l'abbiamo ricevuto la benedetta, il primo lancio, perché c'era già l'organizzazione 8. Sì, quella di Balduzzi. Quella di Balduzzi. E avevano fatto un lancio di prova. Gli inglesi, difatti avevano buttato giù degli stand, gli inglesi delle sipe, con le bombe a mano e tutte a quadrettini, gli inglesi del tritolo, del materiale esplosivo, qualche divisa. E mi ricordo le scarpe lunghe così che se vede davano ai negri, sì, perché lui avevano ma è ammaffette brutte. Ma poca roba. Eravamo, difatti nel mio distaccamento, che eravamo 100 uomini, armati eravamo in 5-6. Aspettavamo un altro lancio, però lì poi è venuto una grossa infiltrazione di gente, perché col bando Graziani. Scappavano tutti e veniva Schiruso e Buso, veniva anche spie, veniva spie sia di tedeschi che spie, qualche dio ha detto non mandare più niente, che sono tutti comunisti là in cima. E lanci, non lanci fermo, ma non più fatto. Io poi i primi lanci li ho trovati dalla parte opposta, a Val Borbera. Val Borbera, poi veniva Val Borbera. Eravamo dei signori, perché Val Borbera, noi avevamo le missioni. A Carega c'era Davidson, il famoso maggiore inglese. Però noi, proprio a Albera, sopra Albera Vigo, c'era la missione americana che c'era Manoncini. Era un italo americano, stravedeva per noi. Poi era diventato molto amico di Scrivia. Ma lì tutti i giorni che quelli che cacciavano di roba, fino a benzina ne cacciavano. Erano siluri a quei tempi, dico, ma alle a russo, mi dico, ma cosa devo fare là? Perché erano di plastica, ma talmente forte, spessa, che erano più di benzina e ne cacciavano già benzina. E paracadute. Hanno fatto camicie e cose a tutte le maniere. Con i contadini avevamo un rapporto favoloso, guai se non avessimo avuto i contadini dalla parte nostra. E la prima volta che ho visto quei dinner, come li chiamavano loro, era un pacchetto grosso così, che ha dentro tre sigarette, o Chesterfield, o Luke, tre marche, sì, o tutte, sì. Poi che ha i chung, poi che ha una scatoletta di carne, poi che ha i crack, che neanche non sapevamo. E poi hanno galettine, i truccatini di formaggio,
tutto quello che poteva essere una colazione, più una medicazione per un pronto soccorso e una fiala di morfina, con l'ago già inserito, che c'era una specie di appaia di plastica, di cristallo, che ti rompivi e ti te favi ben fasciati ermeticamente, che non prendessero umidità. Cacciavano giù di baguinde quei pacchettini. Era la razione giornaliera che ci avevano quando stavano in trincea, che andavano in combattimento. La cioccolata che ha dentro, la mangiavamo, ti regalavi, e che ti stavano proprio per la cioccolata, per quelle cose. Ma la mangiavamo anche gli altri. Ma quanti figli. E un pestello ai piccoli. Ti te lavavi, ti favi. Anche nei vestiti, magari. Tutto, gli abbinati che avevamo in prigionia, Rocchetta, con le adomo anziano. Avevamo in prigionia anziano che lo lasciamo libero per fare qualche servizio. Una bugiva a roba per levare i piccoli, perché specialmente in costruire, saniava anche bugiva e tutto, ti te mettevi in etta e domani e torna più. Vada questa. La brigata resta. Ecco qua, Toscano, Tomino Croce e Terzo. Questo è Toscano, il marito della Marietta, Eleni, che è morto anche lei, o le angapista insieme a me. Medaglia di bronzo. Questo è Miro, famoso Miro. Comandante della sesta zona. E morti quasi tutti questi. Toscano, Tigre, comandante della Brigata Oreste, Mino o Croce. Questo è l'Ulisse, che è morto anche lei, commissario dell'Oreste. E questo è Grisca, è il vicecomandante da Pio, quello Ruscio. Questo è il Corvo, Tararma. Anche lei medaglia d'argento, è morto anche lei Meschi. Comandava il distaccamento Castiglione. Vedi, questa è un'arma americana, un Marlin. Non andava a cannonare a Bambelli, se inceppava sempre. Ci bell'arma le Osten. Io cacciavo in terra, ti cacciavo in tabrato, sparava sempre. Poi il tonso, col tonso era già un po' meglio. Ecco, qua è Croce quando era militare, vedi. Che belle che sono queste persone.